Sono Mauro Francaviglia, sono professore universitario, uno studioso da sempre di relatività, in particolare sono stato fondatore e presidente della Società Italiana di Relatività Generale, la società che si interessa di ciò che ci ha lasciato Einstein all'inizio del XX secolo. In questo spettacolo Edoardo Erba cerca di utilizzare, e riesce benissimo, a utilizzare alcune delle idee nuove che Einstein ha lasciato alla fisica del XX secolo, partendo da un'esperienza di vita quotidiana, da un viaggio in treno. Einstein in effetti ha cambiato tutta la fisica del XX secolo lanciando delle sfide sulla nostra comprensione dell'universo, di quello che c'è dentro l'universo e di come lo possiamo leggere e misurare, che hanno veramente cambiato tutta la fisica per cent'anni del secolo precedente, che sono sconfinate nel terzo millennio, lasciando, come del resto deve succedere nella scienza, più dubbi che certezze. La fisica oggi si interroga su tutti i quesiti che Einstein ha in qualche modo iniziato a risolvere e che ancora dobbiamo trovare nelle loro risposte. Cos'è l'universo? Perché l'universo è fatto in un certo modo? Perché l'elettromagnetismo è una delle forze fondamentali, ma non l'unica, che lo tiene insieme? Che cos'è la forza di gravitazione? Come essa modifica la struttura dello spazio-tempo? Tutti i concetti difficili che si scontrano con il nostro modo di percepire in maniera semplice quello che ci circonda, ma che ci costringono a utilizzare modelli più complicati, ma sotto certi aspetti anche più semplici, perché più legati a delle esperienze fondamentali.